Facciamo piano, altrimenti si sveglia. Buongiorno. Mezzogiorno è passato da un bel po', sai. E allora? Stavo sognando che ballavo la polca e voi mi avete svegliato sul più bello. Ho anche sognato che il mio papà era qui e che voleva vedere come ballavo. Hai nostalgia di tuo padre? Qualche volta sì. Però è meglio che non ci penso. Oggi noi non abbiamo scuola. Hai voglia di combinare qualcosa insieme a noi? Già, ma che cosa possiamo fare? Pensiamoci un poco. Trallallero, trallallà. Qui non c'è niente. Qui nemmeno. Trallallà, niente. Non mi ricordo più dove li ho messi. Devo trovarli. Tu sta lì. Ma che cos'è? Incredibile quante cose si possono trovare quando uno si mette a cercare qualcosa. Oh, guarda, eccoli qua. Tuo padre deve essere molto ricco se ti può regalare tanti soldi. La 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 la. L'oceano. E io sono un grosso vaporetto. Pippi, perché chiudi sempre gli occhi? Perché sto navigando in un banco di nebbia. Mi sono smarrita. Le strane scarpe che porta Pippi hanno le suole colorate e adesso che sono bagnate lasciano delle enormi impronte. Ehi, guarda qui. Deve essere sangue. Perbacco. La vittima di un assassino in fuga. Già, oppure l'assassino stesso. Ehi, ma ha due piedi sinistri. Sì, hai ragione. Oh, oppure ha un solo piede. Tante lentiggini. Pippi, vieni a vedere un po'. Pippi, che cosa c'è? Hai visto questo? Per caso tu soffri di lentiggini? Sì, fin da piccola. Perché non fai qualcosa per toglierle? Venite, entriamo. Buongiorno. No. Beh, che cosa vuol dire? Nient'altro che no. Volevo dirvi che io non soffro di lentiggini. Mia cara, proprio tu mi vieni a raccontare una cosa simile. È incredibile, non ti sembra? E va bene, non posso contraddirla perché lei mi è simpatica. Per caso hai del profumo con odori di fiori? Sicuro, ma costa molti soldi. Tieni. Oh, allora.
che questo non profuma per niente. Oh, le orme finiscono qui. Sì. E tu puoi spiegarmi questo fatto? No, e tu puoi? Nemmeno io. Ascolta, è meglio far finta di niente. D'accordo. Shh. Credami, signora, questo qui è un bellissimo chantundilino. Guardi che bel colore. Sì, e poi si intona perfettamente i suoi capelli. Permette crede? Un momento? Ecco, guardi, no, è fantastica. Sono certa che resterà molto soddisfatta. Quanti metri le occorrono? Cosa vuoi, piccola? Cerco una nuova coperta per il mio cavallo. Però questa non va bene, ho bisogno di qualcosa di più caldo. Ecco, per lei facciamo 50 corone al metro. In questo negozio per me non hanno niente. Ti piace? Pippi? Ma dove è andata Pippi? Pippi? Olè! Mambo rumba samba! Olè! Mia cara signora, è regalata. Mi creda, una stoffa così costa a me 35 corone. È un broccato meraviglioso per un abito da sera, è l'ideale. Ma i colori non saranno un po' troppo vivaci? Ma no, lei deve vedere la stoffa alla luce del giorno. Essere... Venga. Oh, cosa vedo? Buongiorno, signora. Lei è la donna più bella del mondo, vero? Ti ho fatto una domanda e se sei una vera signora educata mi devi rispondere. Ah, è così? Allora sei una maleducata. Ma non fa niente, arrivederci. Quando si è belli come te si può essere a... Pippi, ma cosa facciamo adesso? Oh, guarda un po' che sfacciata. Mi ha rovinato il manichino più bello. Non fa niente, te lo ripago. Cosa? Hai anche il coraggio di prendermi in giro? Neanche per sogno. Toh, prendi. Arrivederci. Guardi. Bruselius, Pipilotta ti saluta, ciao! Io preferisco il marzapane, tu? Io la cioccolata al latte. Ah, lo zucchero filato è meglio. Già, ma bisogna avere soldi. Guarda che grosso lecca lecca quella. Che fortunata! Trallallero, trallallò. Ehi, Pippi, vogliamo entrare qui? Certo, compriamo le caramelle. Ecco qua, sono 100 grammi. Grazie, buongiorno. E tu cosa vuoi? Un lecca lecca da 10. Tieni.
Eccoti le calecche. Grazie. Se oggi avessimo avuto scuola non avremmo potuto comprare le caramelle. Già, che fortuna. Allora, che cosa volete, miei piccoli? 9 chili di caramelle assortite. 9 chili? Intendevi dire 9 caramelle, vero? Io voglio proprio 9 chili di caramelle. Ecco qua i soldi. Ma questo è proprio oro, mia cara bambina. E ora come faccio a darti il resto? Ecco, non so nemmeno se sarà sufficiente tutto quello che ho in negozio. Sai che cosa faccio? Vado a prendere un po' di buste, va bene? Intanto possiamo mangiucchiare qualcosa? Ma certo, tutto quello che vuoi. Oh, un pezzo tutto d'oro. Bambini, purtroppo ne ho solo 3,5 chili. Non fa niente, prendiamo queste qui. Anche queste. E queste che mi piacciono tanto. Pippi, prendi anche lo zucchero filato. E qualche lecca-lecca. E anche le sigarette di cioccolata. Cosa manca? Beh, vediamo. Sì, certo. 60 cioccolate, 100 scatole di liquirizia e 30 pacchetti di gomme. 60 cioccolate, 100 scatole di liquirizia? Oh, miei cari, ma dove volete che vada a prendere tutta questa roba? E anche dei canditi, Pippi. E qualche scatola in più di liquirizia. Ci sono altre scatole di liquirizia? Cosa? E qualche mandorla. Oh. E qualche menta, prego. E altri pacchetti di gomme. Non dimenticare il torrone. Me ne dia 20. Oh, 20? A chi è stato proibito dai genitori di mangiare dolci, si faccia avanti. Io e i miei genitori non vogliono. Che sfascia! C'è qualcun altro che ha il coraggio di mangiare le caramelle proibite? Io! Dammi un po' di liquirizia, su! Io voglio la liquirizia! Vieni! Affidati un po', per favore! Su, dammi! Dammi! Stai fermo! Avanti, su! Ancora! Dammi ancora un po'! Vado in farmacia a comprare la medicina. Si dice medicina. No, la gente che compra la medicina muore prima di quella che compra la medicina. Io però preferisco la medicina. E io la medicina. Buongiorno. Cosa desiderate, prego? Avrei giurato che... Ma... Scusi, vorrei 4 litri di medicina. Ma lei ci sente poco. 4 litri di... medicina. Che cosa vuoi? Ripeti ancora una volta. 4 litri di medicina. 4 litri.
Ma che cos'è questa medicina? È quella cosa cattiva che uno prende quando si sente male. Ne sei sicura? Già, se si è malati. Ma a cosa servirebbe, scusa? Per esempio, quando si ha la tosse o mal di pancia, oppure contro le punture delle zanzare. Serve a tutto. Sa, è utile anche quando si hanno gli orecchioni. E contro gli ossi di ciliegia che sono entrati nel naso. Sei sicura di sentirti bene? Te l'ho detto, io voglio una medicina che abbia il sapore delle fragole e che mi liberi le orecchie quando fischiano, che mi faccia passare i giramenti di testa e il mal di pancia. Mi deve curare il mal di denti e il gonfiore della lingua. Insomma, deve farmi passare tutto. Hai capito bene adesso? Me ne dai una? Prendi. Anche a me, prego. Dimmi un po', dove avete preso questi dolci? Ce li ha regalati Pippi Calzolume. Perché un farmacista ha sempre tante bottiglie? Non potrebbe mettere tutte le medicine in una sola bottiglia? Ma come può mischiare tutte le medicine in una bottiglia, Pippi? Pensa un po' che cosa potrebbe accadere. Va bene, ma adesso andiamo a fare spese. Più giù c'è un negozio di giocattoli e ne voglio comprare un mucchio così. Compra tanti giocattoli. Perché lei è ricca. A casa una valigia piena di monete d'oro. Ma chi è quella lì? Senti tu, dove abiti? In una villa grandissima. Se volete mi potete venire a trovare. Ascolta, che c'è? Non senti niente? Sì, andiamo a vedere. Basta, basta, silenzio! Questo è il concerto di Takatuka! Smettetela, vi ho detto! Questa è una specie di rivolta popolare! Bisogna fare smettere subito questo chiasso! Avanti, su, andate a casa! Via, via! Buongiorno. Buongiorno.
Se uno fa un buco che attraversa tutto, può anche dar da bere questa medicina alle persone che vivono dall'altra parte della terra. Chissà, forse gli farà bene se hanno il mal di pancia o uno stomaco che non digerisce. Oppure se hanno il naso chiuso da raffreddore, o se gli cadono i capelli. Qualunque male abbiano è uguale. Tanto per fortuna questa medicina va bene per tutto. Basta non dimenticare che bisogna agitarla bene prima dell'uso. E adesso andiamo via. Ehi, avete visto passare mio padre per caso? Sì, ha forse gli occhi neri? Certo. Di aspetto è come gli altri? Né più grosso né più piccolo? Sì. E porta anche scarpe nere e cravatta? Sì, proprio così. Beh, allora non l'abbiamo visto. Ah. Ehi, aspetta un po'. È pelato per caso? Mio padre non è pelato. Allora è fortunato. E dimmi un po', ha per caso delle orecchie così grandi che sembra un elefante? No, perché? Tu hai visto qualcuno in giro con delle orecchie così? Non ho mai visto nessuno andare in giro con le orecchie. Quelli che conosco vanno con i piedi. Questo è chiaro, ma io credevo che avessi visto qualcuno con le orecchie in quel modo. Ma va, non c'è nessuno che abbia delle orecchie così grandi. Ma ora che ci penso, in Cina ne ho visto uno. Sì, sì, aveva due orecchie grandi come degli ombrelli e quando pioveva ci si metteva sotto. E se ne andava in giro cantando. Cin cion clin clin, cin cion plin plin. Cin cion plin plin, clin clin, plin plin. Perché mi guardi in quel modo? Cos'è, non mi credi forse? Ti assicuro che ho detto la verità. Ma va, tu sei buona soltanto a raccontare un mucchio di bugie. Non è vero, io per tua norma e regola tutt'al più racconto delle frottole. Ah! Ehi, Blondi, tuo padre non è passato davvero qui. Noi non abbiamo visto nessuna testa pelata. Però ieri sono passate 15 teste pelate a braccetto. Mangiato. Cosa? Avete sete? Allora dovete bere una limonata. Svelti, venite con me. Ecco, qui dentro crescono le limonate. Qui dentro? Io non ci credo. E questa che cos'è? Limonata. Mi credete adesso? Certo che avere un albero di limonata è veramente una bella cosa. È semplice, basta annaffiare tutti i giorni un albero con del succo di limone. Un giorno di questi voglio provarci anch'io. Arrivederci. Ehi, Pippi, dove sei andata a finire? Sono qui, dentro la mia tana! Tommy, guarda com'è profondo quest'albero. Ehi, venite giù anche voi! Scherzi? No, neanche per sogno. E adesso come fai a tornare su, Pippi?
Sarò costretta a restare qui giù finché sarò vecchia e avrò i capelli bianchi. E voi dovrete venire a portarmi ogni giorno da mangiare, altrimenti dimagrirò e morirò di fame. Adesso noi dobbiamo tornare a casa, Pippi. Arrivederci. Addio. No, non mi lasciate qui a morire di fame. Davvero non puoi uscire da lì, Pippi? No, non posso, aiuto. Opla, eccomi qui. Ciao, zietto, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, Pippi, e grazie per la limonata. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, amici. Arrivederci.